insomma, quale miglior modo di mantenersi in salute se non quello di praticare sport? Il vostro ovviamente oggi è quello di, immagino, di un messaggio, no? A chi assisterà alla vostra esibizione, e tu sei ovviamente un esempio. Ma sì, il nostro intanto non è un solo uno sport, è un'arte marziale. Quando abbiamo un maestro di vecchia data, non per la sua età ma per la sua esperienza, e ovviamente poi anche uno sport. Io non la chiamo esibizione perché non mi piace, nel senso, ormai ci sono i canali YouTube, i social, e vedono tutti le mie gesta. Invece qui voglio proprio far approcciare i ragazzi, far provare loro, ovviamente mi metto anche io, ma far provare loro il karate, in modo che se magari gli piace poi lo possono praticare tutti i giorni, perché il karate è uno stile di vita, non diventa più poi uno sport in sé, ma veramente chi nasce karateka morirà karateka, quindi è veramente una cosa che ti fa fare la differenza nella vita. Ecco, qual è allora il messaggio che vorresti che cogliessero i ragazzi o comunque chi ti segue? Ma è quello di praticare sport. Prima ho fatto un convegno dove su 50 persone ha alzato la mano solo uno che praticava sport, e questa è una cosa molto triste. Ho detto pure ai professori, va cambiato il sistema scolastico, non può essere l'educazione fisica un'ora a settimana, è veramente ridicolo. Poi dicono gli americani sono avanti, ma non sono avanti, sono magari intelligenti, hanno capito che lo sport serve, ma anche a migliorarsi a livello mentale. E niente, e poi vedere anche gente come Maestro Enzo, che comunque porta avanti palestre importanti, dojo importanti, è un responsabile veramente di... diventi padre un po' di tanti bimbi, no? quindi è questo. Maestro, insomma, un'emozione avere un campione come lui oggi ad Arezzo, però la vita di tutti i giorni poi è quella che vive lei, no? Sì, sì, certo, dunque noi cerchiamo sempre di riempire le palestre, le riempiamo anche in funzione loro, di ragazze come lui che sono un esempio per la gioventù, per le nuove generazioni. L'esempio si dà non solo con la questione fisica, no? Il fatto di essere comunque un bel ragazzo, ma con la perseveranza nello sport, con tanta fatica e tanto impegno. Quindi qualcosa questi ragazzi devono sacrificare rispetto al sabato sera, piuttosto che altre cose, si sacrificano per praticare uno sport sano. E noi lo diciamo in maniera trasversale, perché tutti gli sport sono importanti. E quindi Luigi è testimonial non solo del karate, ma di tutti gli sport in genere. Infatti ha fatto un perfetto riferimento a quello che è lo sport nella scuola oggi, che va, insomma, comunque cambiato.